Domenica 29 luglio siamo a Sant'Ilario, frazione di Nerviano. Di fronte a noi c'è il palco del Soundtracks. Soundtracks, la prima serata, perché questa è una manifestazione che si svolge in tre serate. Vediamo se la mia memoria mi aiuta ancora. Allora, stasera 29 luglio, poi 8 settembre e 21 settembre. Adesso lascio a te però chi canterà il 21, l'8 e soprattutto stasera. Stasera ci sono, beh, lui Massimo Priviero. Massimo Priviero. Gazic al violino, poi Fabrizio Carletto al basso e Onofrio la viola. Quindi sarà una serata veramente spettacolare. Invece, l'8 settembre te lo dico io, c'è il Tolo Marton Trio l'8 settembre e sarà a Busto Garolfo, mi aiuto anch'io. Garolfo, ok. Invece il 21 settembre saremo a Cerro Maggiore con Stefano Zabeo e TV Mama, ma soprattutto in omaggio a Guido Toffoletti, pioniere del blues italiano. Questo lo conosco anch'io che non mastico molto il blues, quindi saranno veramente tre serate spettacolari. C'è una cosa importante che però devi dirci, Walter. Devo dire una cosa importante, è la nostra prima manifestazione di sponsorizzazione. Noi siamo nati solo da 3 mesi e abbiamo iniziato a sponsorizzare il meglio e quindi siamo qua a sponsorizzare questo Soundtracks e siamo a sponsorizzarlo sia con Nerviano Web TV ma soprattutto con LombardiaWebTV.it. La nostra ultima nata. Bellissimo. Allora, manca poco, qui l'orario diceva le 9, sono le 9.15, le 21.15, forse stanno aspettando ancora un po' di imbrunire. Po' di buio, E aspettiamo l'inizio. Aspettiamo. Un evento di questa portata a Sant'Ilario, frazione di Nerviano, cosa ne pensa? È un'iniziativa veramente buona, peccato che è stata poco pubblicizzata, io l'ho saputo da un giornale specializzato di musica e purtroppo è un evento che avrebbe richiesto più secondo me, più persone, perché sono veramente dei musicisti bravi. Devo dire grazie all'organizzazione, chi ha pensato di portare veramente dei bravi musicisti. Chi piace la musica è veramente, non esiste solo la musica straniera, anche in Italia si fa veramente della buona musica e lui è uno di quelli. È un ottimo gruppo, perché li ho già sentiti. E penso che sia una cosa positiva, sempre la musica è sempre bella. Noi veniamo, io da Parabiago, lui da Cannegrate, cioè abbiamo trovato in giro un volantino che hanno fatto qualcosa a Nerviano, al monastero degli Olivetani, e avevamo questo volantino, andiamo a sentirli. Massimo Priviero e Gazic. Una bella roba da vedere, insomma. Li conosceva già? Sì, conosco già Priviero più che altro. Gazic di nome, ma Priviero ho già sentito molti dischi, insomma. Accade raramente, accade, però quando c'è ci siamo. Un bellissimo evento a Sant'Ilario, frazione di Nerviano. Cosa ne pensa? Beh, è una bella occasione, di solito non era mai stato toccato questa zona e devo dire che è una bella occasione. Ho visto che il programma è un po' più corto degli altri anni, ridotto però. Siamo contenti di essere qui, il posto è molto carino, io sono qui con Massimo Priviero. Spero vi piaccia. Siamo qui con i Gem Acoustic Trio, Marco, Jacopo, Antonio. Hanno appena suonato, sono il gruppo di supporter del Soundtrack 2012. Marco, raccontaci come vi siete conosciuti. Ciao. La cosa è stata un po' particolare, nel senso che io avevo letto un annuncio su internet che i due baldi giovani cercavano un cantante. Io ero a spasso da un po' perché ho avuto altre esperienze musicali che sono poi finite male. Era 4 anni che non cantavo, ho detto perché no, proviamoci. Stavo proprio cercando una situazione acustica, quindi 2 chitarre e voce, perché non avevo più voglia di batterie, tastiere e situazioni un pochettino più complete. Allora abbiamo iniziato a provare a settembre e adesso ci troviamo qua in questo festival e ci divertiamo e speriamo di continuare. Ragazzi, voi fate un genere molto particolare, il mashup. Ce lo racconti un po', perché questa idea, come nasce? Ma semplicemente perché io sono molto legato al pop, mentre i due qui sono molto più rockettari di me. Questo non significa che a me il rock non mi piace, anzi, però semplicemente è giusto per accontentare un pochettino i generi. Proveniamo tutti da esperienze completamente diverse e quindi abbiamo deciso di fondere ovviamente la musica pop con la musica rock, anche la musica dance. Loro sono strepitosi, quindi diciamo dove vi possono trovare, dove vi possono ascoltare.
Allora, se vuole introdurre una canzone di Lady Gaga troverete solo lui, però sarà Gem Acoustic solo. Invece noi siamo su www.gemtrio.it, se no facebook.com/gemtrio. Prima data, io sono preparata, sarete a Castano, sì, dimmi la data. Castano primo, il 24 di agosto, manifestazione si chiama Strato Castano, è una bella occasione per suonare insieme con altri ragazzi, faremo un'oretta circa di repertorio e cerchiamo di fare tutto il repertorio, come dice lui, dall'inizio alla fine, mentre magari qui abbiamo suonato qualcosa di più adeguato alla serata, ecco. Venite a sentirli, loro sono bravissimi, ci vediamo ad agosto ad ascoltare i Gem Acoustic Trio. Ciao! La chiamerei sul palco Massimo Priviero, Michele Gazic, Onofrio La Viola alla tastiera e Fabrizio Carletto al basso. Questo è un concerto un po' particolare perché normalmente chi mi segue, per esempio, sa che in tutti questi anni trova magari delle situazioni elettriche. Comunque non è un concerto dove io faccio normalmente le mie canzoni, come non è un recital di Michele Gazic, ma è il frutto di una collaborazione che ha portato ad un album che è un omaggio a delle grandi canzoni di cui molti di noi sono figli. Questo album si chiama Folk Rock, lo trovate tra l'altro poi più a fianco alla mia sinistra, ed è la necessità di ritrovare, di rileggere, di reinventare queste canzoni. Anche di presentarvi un mio fratello, un grandissimo pianista con cui suoniamo insieme da 10 anni, con cui abbiamo visto tutto, grandi teatri, piccole piazze. Si chiama Onofrio La Viola! Screen door slams.